Una delle leggende più inossidabili di Cinisello Balsamo, che riguarda la chiesetta di Sant'Eusebio, è il cosiddetto tunnel di Teodolinda. Della regina Teodolinda veniva a pregare attraverso un tunnel dal Duomo di Monza a questa chiesetta, perché era osteggiata dal re Autari, che era pagano o ariano. Vediamo la facciata della chiesetta di Sant'Eusebio a righe che ricordano un po' lo stile romanico del Duomo di Monza. Non ci sono prove scientifiche dell'esistenza del tunnel. Nel 1974 venne il Graal di Biassono, gruppo di ricerca archeologico, effettuò delle scavi e trovò cose interessanti, ma non il tunnel. Vediamo un vetro e una cavità. Questa era la tomba di Marcellino Innocens, di cui la lapide è dentro nella chiesa, su cui venne edificata la chiesa. Sappiamo bene che tipicamente le prime chiese paleocristiane vennero edificate sulle tombe dei martiri, non dei martiri. Tipicamente la chiesa di San Pietro a Roma. Vestigia longobarde qui trovate il vasetto del VI secolo in ceramica, posto in una tomba per il viaggio nell'aldilà, quindi il popolo longobardo era ancora pagano. Questa invece è una foto dello scavo archeologico effettuato nel 1964, vediamo un capitello romano e delle strutture molto interessanti. La lapide di Marcellino Innocens, cristiano, la chiesetta com'era prima del restauro,